Stasera abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare presso la sede della Daphne Turismo e Congresso il gruppo Borgo Cibus, che è operativo e pronto ad organizzare un evento per i giorni 24 e 25 di ottobre, dove ci sarà naturalmente il 24 il forum degli obiettivi e il 25 la serata solidale, durante la quale naturalmente verrà proposto un menu di degustazioni calabresi, protagonista naturalmente il cibo però visto sotto due punti di vista: il cibo come attrattore anche per quanto riguarda l'interesse turistico verso il territorio, ed il cibo anche legato alla povertà, e di conseguenza la manifestazione propone una finalità di carattere solidale, visto che ciò che verrà chiaramente raccolto durante la serata come offerta da parte di chi parteciperà verrà devoluto alla Caritas. Il cibo naturalmente, per quel che riguarda specificatamente la nostra attività che operiamo nel campo turistico, il cibo soprattutto del nostro territorio viene chiaramente utilizzato come eccellenza, come elemento da inserire in quelli che sono i nostri pacchetti turistici, con cui cerchiamo di attrarre gruppi che provengono dall'Italia del Nord e dall'estero, sottoponendo naturalmente il cibo come cultura, quindi delle proposte enogastronomiche ai gruppi, soprattutto perché si tratta naturalmente di un target di gruppi che viene a visitare il nostro territorio. Oltre che proporre degli itinerari culturali, monumenti, musei, aree archeologiche, mettiamo naturalmente all'interno degli itinerari quelli che definiamo proprio i momenti legati all'enogastronomia, e all'interno dei quali naturalmente inseriamo visite tecniche in laboratori, nonché degustazioni o addirittura pranzi dove, o cene dove protagonista è il cibo o il menu, o il contenuto del menu naturalmente comprende quelle che sono le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, che possono andare dal Caciocavallo di Cimina, Presidio Slow Food, al Bergamotto, allo stocco e moltissimi, allo stocco fisso e a moltissimi altri prodotti che naturalmente il nostro territorio ha la soddisfazione di poter offrire e proporre. È una due giorni, un forum il 24 ottobre e il 25 anche un cibus noster solidale. Il forum vedrà l'intervento storico di Laura Delfino, di Vito Pirruccio, di Mario Diano, di Antonio Muià, di Giuliana Fiaschè, di Cosimo Pasqualino, con l'intervento di Don Pietro Romeo, vicario della diocesi di Locri Gerace, e Don Rigobert Elagui, perché il nostro obiettivo è la raccolta fondi per le carenze e le povertà alimentari del territorio. Il giorno 25 ottobre, sempre all'Hotel President, che ringraziamo per la cortese attenzione, si organizza il Cibus Noster Solidale, a tavola con i prodotti del territorio, con spazi espositivi e assaggi gastronomici, a cura dell'Associazione Provinciale Cuochi Reggini. Esporranno nelle stanze dell'arte Menna Verbeni e la fotografa Carla Combis. Poi le emozioni in musica e danza saranno curate da Stefano Infusini. Si entra con un contributo minimo di 10 euro e nel contempo anche si partecipa a questa bella serata, dietro la possibilità di assistere a una manifestazione unica, che è una manifestazione del cuore. Grazie.